Si lavorava a contatto con un prodotto altamente cancerogeno in un'industria chimica di Latina Scalo. Ora alcuni dipendenti sono stati colpiti da tumore. La procura ha aperto un'inchiesta. Mauro Maulucci. I 200 lavoratori dell'ex Uniroyal, l'azienda chimica di Latina Scalo, saranno seguiti dai medici dell'ASL, in particolare coloro che per 10 anni in un reparto sono stati a contatto con l'ossido di propilene, un agente chimico classificato come sostanza cancerogena di gruppo 2B nelle liste dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. È accaduto dal 73 al 99. L'azienda Pontina, con altre filiali a Bergamo e a Ravenna, produce semilavorati chimici per il settore della gomma plastica, oltre a fitofarmaci. I vertici aziendali, che nel frattempo sono tutti cambiati, hanno presentato un'autodenuncia all'ASL di Latina. Si possono fare delle diagnosi precoci, no? Si possono fare degli accertamenti per individuare in fase preventiva di tipo secondario se ci sono appunto delle neoformazioni che stanno manifestandosi. Questo permette chiaramente di una diagnosi precoce di salvare poi la vita. Alcuni lavoratori sono già in cura per aver contratto delle neoplasie. La procura di Latina ha aperto un'inchiesta inviando 2 periti in fabbrica. È un'altra storia simile all'ex Goodyear di Cisterna, per la quale è in corso il processo davanti al giudice del Tribunale di Latina, sotto accusa 8 ex dirigenti della multinazionale della gomma per non aver protetto gli operai dal cancro.